Buonasera, vi siamo mancati, scusate il ritardo, ma avevamo un City Real Madrid da gustarci insieme a voi, finita da 5 minuti con la vittoria ai rigori del Real Madrid, la Champions League si allinea alle semifinali ma ci raggiunge perché noi ce l'avamo già da una settimana. Eh. Allineati alle semifinali, prima semifinale di Sfida Pastore trattino il torneo. Fra poco vi presenteremo i primi due concorrenti delle semifinali, ma credo li abbiate già riconosciuti. Intanto saluto l'ottimo Bart dietro questa parete di monitor. Ragazzi, e computer ciao, popolo di Sfida Pastore. Oggi si fa: del Ma il calcio e oh, è proprio di cronache live. Cos'è? Hai perso la voce? Hai esultato troppo? <ride> alla... ci sono. Oggi ecco si fa l'alba, eh? Sei pronto con i cornetti? Assolutamente facciamo sì. Non facciamo arrivare ragazzi, alle tre del mattino, no? Speriamo di fare prima. Dipende anche da voi se magari vi, vi sfidate in una semifinale senza esclusione di colpi. Avrete già riconosciuto, ripeto, i nostri due primi semifinalisti. Io comincio dalla mia destra con l'ultimo dei quattro vincitori dei quarti di finale. Quindi, bentornato, Matteo. Buona, buonanotte. Buonanotte, sì, secondo me Quale? sì, ma anche se c'è molta gente che ci riguarda <ride> buongiorno, indifferita. Buongiorno, buon pranzo, insomma. Esatto, buon, buongiorno buon a tutto. tutti. Matteo che, eh, come dire, eh, sei stato abbinato al terzo vincitore dei quarti di finale della, di due settimane fa, ovvero Giuseppe che torna. Ciao a tutti, sì. ciao a tutti, buonasera Mi rendo conto che questa lunga teso vi abbia provato cioè, sì, Siete sì, sì, un po' sì. stanchi un po perché sta avevate programmato la giornata per iniziare alle 23 Invece siamo quasi no, a mezzanotte Sai cosa ti dico? Siamo eh. anche abituati a partire ancora prima eh, Perché ultimamente sì, eh, sì. siamo partiti anche alle 10:30. e mezzo È come il Rumble in the Jungle esatto. di Ali Foreman Che si combatteva alle 3 di notte <ride> in, in Africa E quindi concedeteci un po' di fatica <ride> dovuta al jet lag Diciamo. Esatto perché questo è davvero lo spirito di sfida pastore, cioè combattere nelle... Con condizioni più dure più difficili anche a livello esatto. mentale le regole le conoscete siamo arrivati alla quinta puntata dunque siamo arrivati al tabellone finale Final Four uh, si comincia con sette giochi poi il finale con lo YouTube visto che è già una certa uh, fra poco iniziamo con i, i giochi io intanto insomma, saluto già tutti i migliaia di ascoltatori che sono collegati su YouTube su TikTok e su Twitch potete rivederci su YouTube in particolare anche uh, nelle prossime Prossime ore e rivedere anche i vecchi quarti virali. Tipo, questo inutile sproloquio da parte mia perché c'era Bart che si stava facendando per st sistemare gli ultimi, gli ultimi accorgimenti. Allora, Bart, se sei d'accordo, possiamo iniziare. Edatto, scopriamo insieme qual è la prima mancia di questa prima semifinale di sfida posta del torneo. La grande partita del passato, e dunque entriamo subito nel vivo andando indietro nel tempo. Vediamo fra poco quale partita vi faremo giocare. Anzi, però, voglio fare come al solito: il solito barrage, sotto spareggio, per decidere chi inizia. Dovete dirmi uno a testa. Tutti i rigoristi di Real Manchester City, che è appena finita. Uno a testa, Rudiger, Benzema. Ok, quindi vuoi fare iniziare lui? Benissimo, interessante <ride> questa, tua, questa tua strategia. Tattica? Forse, eh, non ha tirato Benzema, no, non ha giocato in un'altra parte. Attenzione. attenzione, interessante. Chissà cosa... Questa tattica, tu vediamo... Poi attendi, non si sceglie di rispondere. No, al primo è tardi, solo per quello. Ah, tu vuoi accorciare ancora <ride> più i tempi. Va bene, allora iniziamo. Vediamo quale partita del passato compare. Germania-Brasile, sì ma quale, caro Bart, è la finale del Mondiale 2002. L'unica finale Mondiale Brasile. Germania vinta 2 a 0 dalla Seleçon che diventò pentacampeon con Scolari in panchina. Matteo, inizia tu. Oliver Kahn, Oliver Kahn portiere probabilmente, <ride> sì, della Germania. Fu eletto anche miglior giocatore di quel mondiale, ma troppo presto perché poi in finale la combinò grossa sul vantaggio del Brasile. Dunque, Oliver Kahn, 1 a 0, Giuseppe Ronaldo. Ronaldo, il fenomeno con un leggendario taglio di capelli in, quella, in quel mondiale, in quella fase finale, doppietta per il fenomeno e capo del mondiale, fin qui tutto facile. Matteo. Rivaldo. Diamo un attimo di tempo anche a Bart per completare il, il la griglia, ma c'era anche Rivaldo che è protagonista quanto Ronaldo di quel mondiale e di quella finale. 2 a 1. Cafu. Cafu. Certo che c'è Cafu, alza la Coppa e comunque la terza finale mondiale consecutiva per Cafu: due vinte, una purtroppo contro l'Italia, una persa. Matteo. Roberto Carlos. State andando sui grandi nomi, sui pesi massimi, eh, quindi quindi fate bene perché fra poco arriveranno anche i nomi un po' allora, più aspetta. complessi Cafu, attenzione, aspetta. cambio di nazionalità <ride> per, per sì, Cafu, no, improvviso esatto. questo è un colpo okay. di scena che, che naturalmente calma, calma. è una certa il Bart che si sta dimenando come un <ride> prestigiatore allora, per uscire uh, non facciamo confusione Cafu, Cafu Roberto Carlos, 3 bene. a 2 Matteo 3 a 2 Matteo, perfetto, e poi mm. andiamo ad assegnare gli altri punti ci siamo perché insomma, sappiamo che è un gioco questo che può portare un po' di confusione. 3 a 2. Poi... 3 2 con Roberto Carlos. Esatto. 3 2 okay. Matteo, Roberto Carlos. Benissimo Giuseppe. Gilberto Silva. Ah, questo è un nome già più di nicchia. Tre pari, pareggia Giuseppe. Facciamo una cosa, diamo il tempo a Bart che si merita il nostro... Tempo, nostra attesa, perché insomma è una manche questa complessa da giornare. Gilberto Silva che giocava nell'Arsenal, anzi giocò, fu acquistato poi dall'Arsenal e eh, vinse tutto poi con gli, uh, con gli invincibili di Wenger. Gilberto Silva e c'è sempre Roberto Carlos Bart da aggiungere, sì, ma adesso, adesso arriva, arriva, era un 3-5-2. Questo possiamo 3-4-1-2 di quel Brasile. Matteo. Ballac. Ballac. No, scusate, no, non c'è Ballack. non c'è Ballack. Non Ballack. Mm. Allora, facciamo per favore chiarezza: allora dobbiamo mettere Gilberto Silva e Roberto Carlos ancora. Fermito. Silva c'è, Roberto favore, Carlos, troppo qua facciamo... arriva, eh, esatto. ma non, da, non, non ci corre dietro nessuno. Ballack era squalificato, caro Matteo È la famosa mm. stagione in cui viene squalificato in finale di Champions e in verificato. finale mondiale. E con le vince, non vince niente. Uno è Gabriel Silva forse. <ride> Allora, c'è un attimo, un attimo di, di, di ribellione del Brasile, è Roberto poco ce la facciamo, ce la facciamo ragazzi, siamo caldi, no, no, nessuno, come dire, nessuno ci corre dietro, anzi diamo il tempo anche a, oh, oh Meris... <ride> grazie Marta, oh, scusa beh. se ti mettiamo pressione, Giuseppe, per andare in testa. Marcos, portiere del Brasile. Marcos, portiere do, Marcos, portiere do Brasil, 4-3, sorpasso di Giuseppe, e con portiere che è stato abbastanza, come dire, un po' dimenticato dal calcio. Boh, chissà poi cosa ha fatto Marcos dopo quel mondiale. Oh, so. Non lo sappiamo, non ci interessa, Matteo. Lucio. Lucio, era un Lucio abbastanza sconosciuto, anche se l'ha fatto con il finale di Champions Sempre con il Leverkusen ti vale il punto del 4 a 4 Poi Lucio, come sappiamo, carriera importante Bayern Monaco, io, io, Inter, persino Juventus Forse nemmeno tu ti ricordi Lucio alla Juventus sì, sì, Vabbè, sì. Non c'è molto vai, vai vai, Giuseppe Close. Miro Close. Miro close. Grande rivelazione di quel mondiale, soprattutto nella fase a Gironi, segna 5 gol, poi si ferma di fatto, ma le sue capriole vengono imitate a decine di bambini in tutti i cortili del mondo. Matteo? Rocke Junior? Per il 5 pari, Matteo, dici Roque Junior? E la risposta è esatta, Rocke Junior che giocava nel Milan e vincerà anche la Coppa dei Campioni, Champions League. Passò al Siena. No, passò al Siena e eh, dove un po' si è fermato, diciamo che forse la carriera di Rocke Junior... Ha toccato il suo apice. Ha toccato il suo apice in questa quest estate 2002. Giuseppe. Eh, adesso vi voglio. Provo De Nilsson. De Nilsson, Brasile. Errore. E allora possibilità per riportarsi in testa per Matteo. Avete fatto un errore a testa fin qui. Eh lo so, la, lo so. Vale, è tutta lì. <ride> Germania ci sono dei nomi veramente scabrosi. Lam, Lamma, dici sì, tu. forse era troppo giovane. Allora, io vi ricordo che se ne sbagliate un altro a testa il gioco si interrompe, quindi fate attenzione. Giuseppe. Provo Neuville. Olivier Neuville. Corretto, bella chiamata questa. Dove hai tirato fuori il Neuville? Ah, sto pensando attaccanti a Germania. Adesso un po' un vuoto. Non era una grande Germania. In attacco, a parte Close. Ma vale, ma vale Novil. 6-5, Matteo. 6-5, Giuseppe e Matteo. Mm. Per andare a pareggiare. E qui iniziamo a. Soffrire Ronaldinho. Ronaldinho era già abbastanza maturo per essere in quella finale, sì, lo era. Era il primo Signor. mondiale dei due, in realtà. Di Ronaldinho segnò un gol nei quarti con l'inghilterra, esatto. non mi mai capito se era cross sbagliato. Ha fatto anche in però in finale c'era e siamo a 6 pari con Ronaldinho. Giuseppe. Provo Schneider della Germania. Schneider, che ruolo era Schneider? Un esterno. Sì, probabilmente si, sì, probabilmente sì era anche un po' in, come dire un po' jolly. Era molto duttile in mezzo al campo. C'era Bern, Schneider giocava nelle e ovviamente anche lui perde quella finale come quella di Champions. 7-6, Giuseppe e Matteo per l'eventuale per 7 pari. Sando, nomi brasiliani, Juninho. Giunigno Pernambucano o oh, Paulista? Uno dei due. Pernambucano. Sentiamo. In realtà, no. nessuno dei due. No, era... <ride> 6-7, non 7-6, quindi Giuseppe è avanti di un punto e non uh, Matteo. Ma adesso sistemiamo. Intanto, Giuseppe, puoi andare a più due. Uh, timer. Due brasiliani o sette tedeschi ancora, accidenti. Oh accidenti, eh, i tedeschi sono tosti. Eh. Ne vedo un po' Sta roba da rizz far rizzare i capelli. Proviamo Effenberg. Effenberg. Errore, non era più diciamo in età, anche se aveva vinto la Champions l'anno prima. Un errore a testa, se sbagliate un'altra volta si interrompe la manche. Matteo. Tedeschi, Merte Mert Sacker in difesa. Difesa, ancora vuota, ma eh. lo rimane. Perché era invece lui troppo giovane. Allora, Giuseppe, state a decidere se vuoi allungare. <ride> oppure se eh. sbagli, si interrompe qui della Germania. Abbiamo detto troppo pochi. Eh, sì, ce cioè, ne sono alcuni. Eh. Cioè, sono un po', diciamo, di nicchia, però non però... sono giocatori sconosciuti, eh. <ride> saranno dei campioni ma gente di sostanza beh proviamo Basler né, Mario ormai. Basler No, e allora si interrompe vale, qui questa vale. match che in effetti era molto difficile. Rivediamo anche un po' la grafica, Bart, per le caselle mancanti. Allora, i due brasiliani, senza che ci sia bisogno di inserirli, i due brasiliani sono Cleberson, mediano, mm. che fu poi acquistato dallo United, fu una specie di meteora di quel mondiale, non fece granché dopo quel mondiale. E in difesa Edmilson, mm. che giocava nel Lione, nella Germania. Avete dimenticato, intanto, tutta la difesa in blocco, formata da Linke, Bayern Monaco, Car Kosten Ramelov, e Metzelder, il ah, più giovane sì. dei tre nel Borussia Dortmund a centrocampo Mario Marco Bode, verder brema, Jens Jeremis, che col Bayern ha vinto anche una Champions League. Schneider. Appunto. Didi Aman, che poi avrebbe vinto anche la Champions con il Liverpool, e Thorsten Frings che poi avremmo ritrovato anche al mondiale 2006, e in attacco Closenoville, Quindi, questi erano i giocatori mancanti. Mi rendo conto che non, come dire, non, non trascorrerete le giornate su YouTube a rivedere i gol di. Thorsten Frinks, credo a meno che non siate, avete qualche perversione nel caso, vi capisco 7-6 comunque. Punteggio breve, punteggio corto, ma grande tensione. È una semifinale. Allora, Bart, secondo gioco, vediamo qual è. Indovina il dettaglio, il gioco fotografico, ricordiamo che questo è l'unico gioco in cui si possono perdere punti. Quindi ricordiamo velocemente: le regole, vi mostreremo 5 foto con una domanda annessa. Fate attenzione, intanto qui servono i pulsanti. Esatto, fate vi la prova del accendo pulsantiera. la pulsantiera, provate un po': numero 2 e numero 1. Perfetto. Uh, se risponderete in maniera sbagliata, vi verranno tolti due punti. Quindi guardate bene, soprattutto, e. Prima di prenotarvi, possiamo iniziare. Due che punti dite? a testa, lo ricordiamo prima esatto, di partire. Due punti a testa per 7-6 per Giuseppe. Iniziamo, Bart, dai. Chi è questo giocatore? Subito, Giuseppe. Belletti. La domanda è semplicemente: chi è questo giocatore? Quindi la risposta potrebbe essere esauriente. Lo è. Se ci puoi dire anche per impreziosire la risposta. Il giocatore del Barcellona, qui probabilmente ha fatto gol e sta festeggiando la Champions del 2006 Bravo, È esatto, lui l'uomo che decide quella finale di Parigi contro l'Arsenal E allora Belletti ti vale il 9-6 eh, dunque Giuliano Belletti, aspettate che via a zero la pulsantiera Seconda foto Chi starà abbracciando? Matteo velocissimo eh, Lucas Moura perché? Autore della tripletta con cui il Tottenham elimina l'Ajax eh, al ritorno. Esatto, tripletta di Lucas Moura, partita incredibile. all'Amsterdam. Da... 2-0 se non sbaglio all'Amsterdam Arena. E... Più il gol dell'andata, 1-0 e invece tripletta di Lucas, Lucas. Moura. 8-9, rimani a tiro e allora grande equilibrio e allora terza foto. Davanti a che stadio si trovano in questa foto Zinedine Zidane, Didier Deschamps e Robert Pires? Con i loro bei caschetti da operaio. Che stanno facendogli Umarell davanti a quale cantiere? Ricordiamo che se non vi prenotate, 0-0, esatto. si va avanti. Però. Sta a voi. Abbiamo un timerino, Bart. Arriva magari non, così lungo, non troppo lungo ma giusto per è già partito, è già partito 8 ok perfetto 5 secondi Mm. c'è andare un po' forse più di logica perché nel mondiale di Francia lo Stade France viene costruito di sana pianta ed era proprio lo stadio che avrebbe ospitato la finale del trionfo francese. Non so se si capisce, Bart, tu che sei francesofono no, da questa beh, foto. Diciamo si capisce, si poteva arrivare al fatto che fossero tre giocatori della sì. Francia no? eh. in uno stadio nuovo di quegli anni, non poteva che essere. Lo Stade France si vedevano De... delle lamiere, non di più. comunque, ah, bravi, siete stati tattici, grande come sembra il Sembrava il Real Madrid stasera. All'Etihad, quarta foto. Per quale gol? Di quale par... Velocissimo, Giuseppe. Allora, questo è il gol di, credo, Martin Palermo. È il gol che porta l'Argentina ai mondiali. E devo dire contro chi era l'Argentina, no? Immagino. Eh sì, eh sì. Dico Perù. Sentiamo, Bart. Risposta esatta, Argentina Bruno di Vitale sotto il diluvio al Monumental di Buenos Aires. Il gol che fa scatenare il sempre sobrio Maradona, dal quale nessuno si aspettava <ride> una così un comportamento così, così festoso. 11-8, ma Matteo ha ancora la possibilità di andare a meno uno se risponde, per primo alla quinta foto. Chi è quest'uomo e perché è così triste? C'è un ombrello Un ombrello, una scritta che potrebbe aiutarvi un logo rosso e il blu delle gocce di pioggia <ride> Vorrei fare troppo romantico però eh, una cravatta una giacca Mi sembrate timorosi? Era colui che fu definito dalla stampa inglese The Wally with the Brolly, ovvero lo scemo con l'ombrello, perché era Brian McLaren, City dell'Inghilterra, che fallì la qualificazione Euro 2008 perdendo in casa contro la Croazia nell'ultima gara. E questa parte, quest immagine si riferiva proprio a Inghilterra-Croazia 2-3. Non si è mai visto un allenatore sotto la pioggia con l'ombrello, men che meno inglese. Non fu un'immagine, fu, fu l'ultima partita come si può intuire di McLaren. Che ricordo Massimo Maccarone ha il peggior allenatore che ho mai eh, avuto eh, nella mia carriera eh, al eh, Middlesbrough, quindi salutiamo. Ha lasciato un gran ricordo. Mister McLaren che ci ascolta probabilmente. Cioè, cottage in, uh, in Inghilterra. Finisce qui questa seconda match più tre per Giuseppe che allunga un po', ma è ancora lunga, è ancora lunga e andiamo allora subito col terzo gioco. Domande secche, c'è poco da spiegare qui, bisogna rispondere. Domande secche, 10 domande, 5 a testa, ognuna vale 2 punti e quindi... e quindi inizia chi è in svantaggio, Vero Matteo. Iniziamo subito, Bart, ho voglia di giocare. Secondo Transfermarkt, qual è stato l'acquisto più costoso della storia del Parma? Mattias Almeida, Marzio Amoroso, Sebastian Fre, Idenacatano. Almeida. Almeida dalla Lazio, allora, probabilmente. Non ho, un... non ho una spiegazione. ontologica. Ma... E la risposta è sbagliata, perché si tratta di Nakata che passò per una. Mi pare per una poco meno di 30 milioni al, come dire, al saldo attuale, allora era ancora le lire perché siamo, parlavamo del 2001, ma è Nakata, erano i tempi d'oro diciamo, del Parma che spesso spendeva anche più di quanto potesse permettersi. A dire il vero, per allungare Giuseppe, vediamo la tua prima domanda. Quale di queste nazionali non ha mai partecipato a un mondiale? Curaçao, Haiti, Indie olandesi, Trinidad e Tobago. Io direi tutte così, però purtroppo eh, tre sì e una no. Eh, cura, cura cao, cura Curacao, sao. vediamo un po' perché hai scelto la risposta A. Perché Haiti, secondo me, ha partecipato, Trinidad e Tobago ha partecipato, India olandese avrà partecipato sotto qualche altro nome. Curacao, vediamo e se il tuo ragionamento è corretto. È corretto, è Haiti 74 affronta proprio l'Italia. Trina nel 2006 sì. fa un punto contro la Svezia, indi olandesi nel 38, l'attuale Indonesia, che però all'epoca erano le Dutch East Indies, ovvero gli Indiana, Curaçao a parte un ottimo liquore, credo non abbia mai partecipato al mondiale, sicuramente no. E allora vai a più 5, perché via più 3, via più 5. Terza domanda per Matteo. Quale di queste partite non si è mai verificata nella storia delle coppe europee? Atalanta-Galatasaray, Cagliari-Saint-Étienne, Perugia-PSV Eindhoven, Udinese-Tottenham. Udinese-Tottenham. Mm. Hai in mente le altre? Mm, no. Però l'Udinese non, non mi sembra una grande tradizione di coppe europee. Il Perugia fece un Intertoto, se non sbaglio. Vediamo, vediamo. La risposta Beh, esatta sì. era la A, perché esatto. le si sono affrontate nel girone di, League, di Coppa UEFA 2008-2009, vinse 2-0 no. l'Udinese, il Perugia in Coppa UEFA 2003-2004 col PSV e Cagliari Santa tiene addirittura Coppa Campioni 70-71, mentre Atalanta galata sarà mai nella vita. Momento difficile per Matteo, Giuseppe può allungare, se risponde esatta, alla quarta domanda. Secondo la leggenda, perché Fernando Redondo non fu convocato all'Argentina ai mondiali d'Italia 90? Aveva i capelli troppo lunghi, doveva completare gli studi in economia, aveva aggredito il CT Carlos Bilardo, si doveva sposare il giorno della finale. Capelli troppo lunghi? Capelli troppo lunghi, ti ricorda qualcosa questa storia? No, però me lo ricordo sia con i capelli lunghi che sia con i capelli corti, quindi boh immagino... La risposta è Errata Perché in realtà Nel 98 Redondo Non fu convocato Da Passarella Per i capelli ah, Troppo lunghi esatto. Ma nel 90 Doveva completare Rifiutò lui Di essere convocato Al mondiale Perché aveva da completare Una laurea Che poi non ottenne Se non ricordo male Quindi insomma Se la poteva giocare meglio Questa chance In ogni caso Rimaniamo 13 a 8 Grande ritmo Mamma mia Sembrava davvero Il City Non quello di stasera Ma Un quando po Di tentennio Romiglio. iniziale Ci siamo ragazzi Andiamo Esatto avanti. Barzi ha ripreso la grande Andiamo, due, andiamo, Abbiamo stretto due viti <ride> e ci siamo rimessi in pista. Avanti. Quinta domanda, Matteo, chi è il giocatore che ha segnato più gol in Serie B senza aver mai segnato in Serie A? Matteo Ardemagni, Daniele Caccia, Cosimo Francioso, Roberto Paci? Francioso? Francioso, lo ricordi con quale squadra? Con mm, quali squadre? Ricordo Ardemagni e Caccia in Serie A? Ci mm. sono andato un po'... A fortuna diciamo. Vediamo un po'. Però So, no. Sono difficili oggi le domande. Risposta A: De Magni ha giocato qualche gara sì, in Serie A, ma non ha mai segnato, e quindi rimane quello che ha segnato più gol. sembra 107 o 108. Francioso ne ha fatti di meno in B, mentre Caccia ha fatto gol con il Lecce in Serie A. Paci, Lucchese, un po' più dietro. E domande... Abbiamo alzato un po' lì. Sì, la finale, eh, finale. finale Sesta domanda per Giuseppe: Con quale numero di maglia Alex Del Piero realizza nel 94 la sua prima tripletta in Serie A? 9, 10, 11, 16, 9 9 come mai la 9? boh me lo ricordo col 9 col 9 parto no era facile era 10 trabocchetto <ride> qua il gioco Beh. della psicologia in realtà con la 9 lui segna eh, il suo, la, la terza partita Lì, lui segna le, le tre volte con tre numeri diversi la prima l'ha subentrato poi con la 10, poi col Genoa segna con la 9, poi viene anche espulso. Con la 9, niente, si rimane così. C'è tensione. Settima domanda: in questo momento chi ha più followers su Instagram tra De Bruyne, Alan, Lewandowski e Modric? Andrei su Haaland perché è il giocatore diciamo, tra i giovani, forse il, mm. più, il più conosciuto. Quindi Andrei su Haaland, la B. Sono un frequentatore di Instagram. Corretto, non so se abbiamo i numeri, sì, Bart. Assolutamente sì, ve li dico subito: ah, Erling perché Holland. Perché siamo tutti un po' ravvi sono tutti ravvicinati. Non c'è il Ronaldo, la situazione che diciamo 38,6%. Però milioni in diretta, stai controllando adesso. Sì, lo... sì, 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 sì. Anche dopo la brutta partita di stasera non ha perso follower, nessuno, no, nessuno no, no, lo no, ha smesso di seguire. Assolutamente. 355 per Lewandowski, 34 7 per Luca Modric, mentre per Kevin De Bruyne Protagonista di questa Protagon... sera, 26.1 il migliore in, qua, in campo. Eh, niente, non si risblocca con... sì. Matteo, che accorcia le distanze. Ottava, ottava domanda per Giuseppe: quale nazionale ha vinto il maggior numero di Coppe d'Africa? Egitto, ammazza. Manco mi fai leggere le risposte. Egitto, senza nemmeno sentire la risposta. Bravo, anticipiamo, <ride> asciughiamo i tempi morti. Egitto, sai dirmi anche quante? Sette, credo. Beh, 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 bravissimo. Beh. Puntualissimo, puntualissimo, complimenti, complimenti, bravissimo, assolutamente. Brazzo, Tra l'altro mi rendo conto, Bart, che ci sono 11 domande, io in realtà ce n'è una in più in basso, non so quale sia la decima, nella mia... Andiamo oh, con eccesso di generosità, ne abbiamo fatta una in più. <ride> Seguimi, segui Vabbè, me. Abbiamo anche una domanda di riserva. Quella teleafricana qual... ha partecipato al maggior numero di mondiali, le stesse di prima, Camerun, Egitto, Ghana e Nigeria. Matteo. Camerun. Non è che un trabocchetto anche questo, che c'è di nuovo l'Egitto. Tu dici: Cam... Beh, hai detto di Cam... no. hai detto Cameron è giusto, è giusto. Cameron non è affari tuoi che puoi cambiare <ride> la risposta. Una detto e basta. Cameron rimani a meno 3. Il Camerun fu anche la, come dire, la, la più famosa, diciamo, delle... a parte il Marocco che ha superato le semifinali. Quella che arrivò ai quarti. Dai, Italia 90. 90 per prima, con uh, tanta, tanta simpatia da parte anche dei tifosi italiani ultima domanda non so quale sia la decima Ma scopriamo insieme <ride> ok eccola qua ah che bella questa quale di queste squadre caro Giuseppe è in rosa un giocatore nato in Valle d'Aosta Fulham Brighton Everton Fulham Tottenham chi sarebbe secondo te Bassei attenzione anche il nome sì attenzione eh, bravo bravo complimenti complimentoni Kelvin Bass è nato ad Aosta giocatore che ha fatto anche una finale di Europa League con i Glasgow Rangers giocatore ehm, nigeriano gane, no ganese se non sbaglio o nigeriano chiedo a Bart di, di controllare e comunque è nato Nigeria. a, nigeriano Nigeria. nato ad Aosta più 5 si è ravvivata questa manche nella seconda parte rimane avanti di 5 Giuseppe e allora eh, quarto gioco intanto il timer il timer si schianta sul pavimento. Quarto gioco, il tempo e denaro. Ecco il timer. L'avevo ecco. evocato. E allora tieni questo timer, Matteo. Speriamo bene, vediamo stavolta. se funziona il timer. Parte, lo azzeriamo, perfetto. È vero, l'altra volta ti sei incartato. Alla prima domanda sui Belgi. Fammi vedere quali sono. No, non, non ci sono, sono domande no. sulle nazionalità. I miei amici. Oddio. Me la fanno pesare a In ancora. realtà, beh, non dico niente. <ride> Forse sì. Spero che tu abbia ripassato. Ma non dico niente. Ricordiamo lo svolgimento di questa maniera. Esatto: cinque domande apparentemente facili. A cui dovrai rispondere correttamente appena hai finito di rispondere alla quinta, schiacci il pulsante e il tempo che compare sul monitor è quello che è da battere per Giuseppe. poi vale 5 punti: quindi è esattamente lo scarto che vi separa. Adesso potresti colmarlo con questa specie di riscatto morale rispetto alla puntata scorsa. Quindi non voglio caricarti di altre pressioni. Sto per schiacciare Bart. Quando vuoi, ci siamo DJ Matteo, pronto il calciatore inglese soprannominato Gazza Gascoin. Come si chiama il presidente della Fiorentina? Commisso. Il nome di battesimo di Belotti. Andrea. Le due finaliste dell'Europeo 2004: uh, Grecia-Portogallo. Tre giocatori serbi di questo campionato: Milinkovic, Savic, Vania, uh, Vlaovic, Kostic. Oh, 1904, tutto giusto, Qui C'era sì. di riscatto, tutto giusto. <ride> Oggi lasciate e Sileno non hanno da protestare. Eh. Io ce l'ho con voi. No, in realtà vi ringrazio perché siete Siamo l'unico quiz della storia della TV, che non è una TV, ma dove c'è la correzione in diretta. Grazie certo, al pubblico. Certo, Io certo. da casa stavo lì a insultare in hotel. Ma l'altra volta ci siamo fatti anche un po'. Su, sul caso Raffaele siamo il una giusto. grande famiglia allora, 1904 è segnate da casa segnato anche io il tempo, il tempo sa da sarebbe anche il record del mondo dei 200 metri nel caso se tu <ride> facessi invece di correre rispondessi arriveresti prima di Bolt nel caso attenzione Giuseppe 1904 non è facile io mm. cercherò di andare veloce naturalmente sto per schiacciare quando ho finito premo questo no? esatto schiaccio io quando ho finito premi tu quando vuoi Tre squadre in cui ha giocato Crespo in Serie A. Lazio, Parma, Milan. Due giocatori italiani che hanno segnato in una finale mondiale. E Materazzi, Riva. No. Materazzi, finita. Materazzi, Rossi. Come si chiama il presidente dell'UEFA? Ceferin. La città in cui il Milan ha vinto l'ultima Champions League? Istanbul. No. Atene. Il capitano della Spagna, campione del mondo. E Puyol. No. Ramos. No. Casillas. Sì. 29 quindi pareggio e quindi pareggio di Matteo 17 pari grande storia morale Mamma di Silvia mia. Pastore il riscatto del eh sì, eh sì che eh supera sì. la sua paura e vale 5 punti pareggio bellissimo che, che bellissimo potremmo su... fare i rigori anche noi fra poco magari eh. facciamo eh sì, perché ci sono che... i rigori Chissà, non lo so, il... chi lo il sa Scopriamo tutto in no. diretta in realtà Bart mostriamo esatto, il classico specchietto per le allodole che non, non siete momento. voi ma sono io in uno scarto di 0 punti essendo in certe pari che eh, in questo caso la domanda è chi è che ottiene 6 domande e l'altro 5 beh ci sarebbe un eventuale sorteggio spareggio magari possiamo fare l'undicesima domanda che non abbiamo fatto a suo tempo <ride> sì ma eh, in realtà sappiamo bene che non si arriverà in pareggio perché questo gioco è tale che è molto difficile ti pareggiare. svelo, vuoi, vuoi che ti sveli anche il motivo per cui ci sono 11 domande, passo. Così. Perché? Perché nelle domande che mi hai mandato hai segnato due volte il numero 10. Eh, Pensate quindi... come scusate l'attenzione <ride> al dettaglio di colui che fa le domande. Eh, non so ah, manco contare... 10 servivano e 10 ne abbiamo. Esatto, non meglio abbondare. Quinto gioco, Bart. Allora, scopriamo il quinto gioco qua. Identikit, e questo è il gioco che è il grande ostacolo di questo programma Cioè nessuno ha mai risposto esattamente alla al gioco di Identikit È un po' come la ghigliottina di Amadeus che non potrà più farci fare saremo Perché ha cambiato televisione, Male maledizione Noi puntavamo su Amadeus per installarci all'Ariston Invece dobbiamo cambiare strategia Ad ogni modo, quattro indizi per un personaggio Che potrebbe essere un calciatore, un allenatore, un presidente, un uomo Comunque del calcio e hai un minuto per... Avete un minuto per... Per indovinare, iniziamo sempre da Matteo. Ok, ci siamo? Ci siamo. Cina, Davide, Olimpici, Sampdoria. Un minuto per Matteo. Giocate anche da casa, so già che avrete già risposto a questo punto, ma vi conosco, siete delle macchine, eh, immagino. Comunque, <ride> Cina, Davide, Olimpici, Sampdoria. Allora, mh, ho in mente un nome, mm. ricordiamo anche il punteggio. E hai 30 secondi. Se Tre... vuoi anche ragionare ad alta voce, ma in allora, realtà, mm. Davide Sampdoria e Cina mi viene in mente Lippi perché Davide Lippi in Cina ha allenato, ha giocato nella Samp, non mi viene con Olimpici, mm. però essendo anche l'unico nome che mi viene in mente, mm. sarei tentato di dire Marcello Lippi. Hai ancora 12 secondi se vuoi riflettere prima di darmi la tua risposta definitiva, nel caso ti vengano ulteriori illuminazioni. Mm. Altrimenti, teniamo buono. Sono abbastanza orientato su Marcello. Lippi. Marcello Lippi. E allora, scade il timer. Vediamo un po'. Hai detto Cina. E in effetti, Lippi ha allenato la Cina, Davide. Chi è? Eh, mi ricordo un Davide Lippi, È suo figlio, spazio, Davide figlio. Lippi, capitano da Sampdoria negli anni 70 e ha vinto un mondiale all'olimpico di Berlino e una Champions all'olimpico di Roma. E quindi gli stadi olimpici... Di, io pensavo ai giochi olimpici. Due. No, no gli comunque, stadi, però... giusto, tre punti per Matteo, Vabbè. finalmente qualcuno <ride> che vince questa manche, ma adesso c'è anche Giuseppe che può pareggiare. Vado? Sì, sì. Vediamo i in in quattro indizi per te. 12, Torino. Tre continenti Giappone. Qui voglio anche da casa, eh, perché questo secondo me... 12 Torino, Tre continenti Giappone. Mm, 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 mm. Ancora 30 secondi. Mi dicono dalla regia, ovvero mi dice Bart, che qualcuno... <ride> sì, sì, anche più di uno. Più di uno, eh, da casa Però ci facile, rimproverano ragazzi. di dire che da casa l'hanno preso perché deconcentriamo, quindi lasciamo lì. Ma se prima c'era Lippi, adesso dico che c'è Zaccheroni. Zaccheroni, hai ancora 10 secondi per uh, ragionarci. Ah beh, l'unico che mi viene in mente, quindi... Zaccheroni, Zaccheroni vediamo un po', lasciamo scorrere il timer, dice è stato CT del Giappone, allenato il Torino anche la Juve, ha avuto 12 anni ha avuto 12 anni, questo è vero, non posso darti torto, in effetti come molta gente anche lui ha avuto 12 anni e tre continenti, eh, a risico non lo so, è un campione no, in realtà non è Zaccheroni bensì Sebastian Giovinco che a Torino ah, è nato, 12, aveva la 12 alla Juve, ha giocato e vinto il titolo in tre continenti diversi, in Italia, in uh, Arabia e in Canada, e ha sentito il suo unico onore nazionale al Giappone, eh, in Confederation's Cup Sorpasso! Allora adesso sarà a te Giuseppe iniziare a giocare, e quando mancano due manche prima dello YouTube, scopriamo la numero 6. Cogli l'attimo prima, questo è un gioco molto veloce ma molto interessante perché sì, che funziona in questo modo, vi, vi, ti mostrerò, vi mostrerò una testa, una foto, la risposta alla domanda che vi farò vale 5 punti in caso di risposta esatta, si tratta di momenti importanti la storia del calcio che dovete ricordare soprattutto per quello che era successo prima. Posso andare Giuseppe? Sì sì. Riguarda la tua squadra questo eh, è... Ricorderai sì. il momento, non voglio infierire. Esatto. Champions League, Real Madrid, eccetera, non voglio infierire. Ricorderai la partita, sì, Sì, sì. ok. Non c'è bisogno che tu me la dica. Io voglio sapere, infatti, un'altra cosa: mm. questa, questa protesta di Buffon contro l'arbitro Oliver nasce da un rigore assegnato per quale fallo di quale giocatore? Su chi? Benattia su Lucas Vasquez, molto veloce, Vedi. è molto giusto. Benazzias Lucas Vazquez, beh insomma non dico che se, ti, non hai avuto piacere magari a ricordare questo momento, però è un momento fondante quasi degli ultimi sì, dieci anni Juventini. E quindi nuovo ribaltone. Ah eh, è un po' di fortuna alla fine, serve sempre. Più due ribaltone Matteo, vediamo se Tempo. anche te capita un momento clamoroso, il gol di Maradona su punizione alla Juve nell'85. Chi gli aveva toccato il pallone? Questo è uno dei più famosi aneddoti della storia della serie A. Bortolotti. Bortolotti? Il, il capitano? Hai mm. 22 secondi. Eh. Eh, non, non mi viene Detto che niente. non esiste nessun Bortolotti, eh, no. sorella, quindi <ride> ci vuoi dare questo aiuto. <ride> quindi hai diritto a una, a una seconda il, il, risposta. Il capitano del Napoli. Ah, non mi ricordo il nome. Scocca il timer. Forse volevi dire Bruscolotti, Bruscolotti. ma non è Bruscolotti. Eh. Sì, volevo dire lui comunque. Bensì, Eraldo Pecci, che tante volte ha raccontato che gli toccò il pallone. Dice: diciamo, Ma come fai, a, come fai, a, tirare. Come fai a, tira, a pensare di poter tirare da lì sopra la barriera? <ride> e, beh, le ultime parole famose: Contro-contro-sorpasso di, di Giuseppe, un 5-0 pesante. Quando manca un solo gioco alla fine della regular. come si chiama? Una regular season. 90 regular, minuti regular diciamo. star. Uh -huh. Phase. Sì, sì. Della semifinale sfida pastore, vediamo qual è il settimo e ultimo gioco. Completa il nome. Ah, quello. Che scuote la testa, Giuseppe. Sei, <ride> se ti vedo distrutto da questa. Eh. Siccome abbiamo uh, un po' esaurito anche i nomi difficili del presente, siamo un po' andati sul passato. Eccoci. Perché la semifinale? Il livello si alza. <ride> eh, ragazzi, se no, se no state a casa la prossima volta. <ride> Iniziamo da Matteo. 3 punti, giusto? 5 punti. 5 punti. Pu uh, attenzione, cinque punti. Se mi dici come si chiamava il difensore, ex Sampdoria, Roma, e Juventus, di origini russe, soprannominato Lo Zar. Tanto, eh, hai capito chi stiamo sì. parlando eh, poi anche di cioè. Pietro Vierkov voi... il primo nome sembra facile diciamo, il nome Pietro... di battesimo <ride> Pietro facciamolo lo spelling facciamo lo spelling. vediamo se sa bene come si dice come si scrive Pietro vediamo p i e t r o e il bello viene adesso perché io guarda ho giocato a tanti fantacalcio da bambino e nessuno scriveva bene questo questo cognome v i e v i e R, R, CH, CH, O, O, W, O, D, D O, D. Part, corretto! Corretto ragazzi! Ah, sembravi più in difficoltà. Ah, Ero indeciso sull'ultima W, se era una W o una V. Ah! Ehi, sto. comunque anche giusto. andando indietro nel tempo bravo. più 3 per eh, Matteo la, la 25. Eh, esatto. ah già che è vero che tu hai una passione Sampdoriana vero, vero, vero. beh allora che tu hai avuto il, la Ho fortuna avuto diciamo, in, in, in credito e allora, allora Giuseppe non ti resta che dirmi come si chiamava l'ex centrocampista francese dell'Inter, campione del mondo 98, autore di un celebre gol alla Roma in rovesciata Yuri you, Giorghev eh uh. Uh, Yuri, allora Cinque lettere per il nome Y-O-U-R-I Immagino Lo scopriremo alla fine Passiamo al ridere del cognome Il cognome lo so, sì D-J-O-R-K-A-E-F-F Annuisce anche Matteo che è pure interista, non solo mm. Sampdoriano Lo avrei detto così. Eh. Ed, Ed infatti, è così, bravissimi, è infatti, bravissimi, bravissimi entrambi. Complimenti, complimenti, oh. torna davanti Giuseppe. Sarà diventato wow, facile 27. questo gioco, Bart, dominano sempre ormai. Lo eh, lo dobbiamo Brava. mettere delle robe strane, mettere tipo Schweinsteiger, quella gente qui, Blaschikowski Blaschikowski Quindi... non lo sapete scrivere. Sì, sì, da non, non te, vale. te, te lo sei bruciato anche per sì, la sì, prossima. Non siamo così, così sadici. No. Si 27, chiude 25. con un più 2 di Giuseppe. Rivediamo lo specchietto mentre io preparo no. il set. Come c'è altro gioco? No, siamo al set. Abbiamo fatto, no, abbiamo fatto. Formazione, ah. dettaglio, domande secche, tempo e denaro. I Cogli l'attimo prima, indovinando la carriera hai <ride> ragione, siamo sempre. Bravo, bravo. Il bravo. tempo quando eh, ci divertiamo. Il, il, il tempo vola, prendete i tubi. devo metterlo qua. Ah sì, esatto, esatto, io preparo le palline, inizieremo da Matteo, vediamo allo specchietto dicevo Bart per riassumere cosa sta per succedere, c'è un distacco davvero minimo come si fa, è una semifinale e quindi vuol dire che 6 domande, di 6 domande avrà la priorità Giuseppe, di 5 ne avrà Matteo, quindi è davvero un testa a testa equilibratissimo eh, mi raccomando sono domande come sempre... Alcune difficili, alcune medie, insomma, dovete anche sorteggiare bene. Ne avrà una in più Giuseppe e da Giuseppe iniziamo. Ricordiamo, chi fa più punti vince 20 punti e quindi va in finale, in caso di pareggio non ci sono punti, quindi vince Giuseppe. La prima domanda riguarda l'Italia, la federazione italiana gioco calcio. Giuseppe, dopo Gigio Donnarumma, quale fu il giocatore impegnato per il maggior numero di minuti da Mancini a Euro 2021? Mm. Impiegato, non impegnato. Bonucci? Bonucci! No, Bonucci esce nell'intervallo di Italia-Galles, se non sbaglio. Quindi non è lui. Chiellini Chiellini Infortunio e salto due partite Giorginio 705 minuti su mi pare 720 giocati dall'Italia compresi i supplementari delle varie partite di fatto insostituibile però risposta sbagliata e dunque palla a te Matteo potete fare un break invece, invece. Invece, invece, punto interrogativo: mm. ecco. in quale città la stessa sono nati Jürgen Klopp e Roberto D'Aversa? Pensa a te. Lo sapevate? Sono nati nella stessa città? È in... partito il timer: sono nati in Germania. Stoccarda Stoccarda perché dici Stoccarda? perché Klopp uh, la faccia da Stoccarda D'Aversa la faccia da Stoccarda <ride> sentiamo corretto Stuttgart città della Mercedes di Klopp e di D'Aversa Ex Sampdoria Ex Sampdoria non Klopp ma D'Aversa anche ah, no. Blessing. a un certo punto c'erano i due relatori delle due genovesi entrambi nati a Stoccarda ok Prima ne <ride> pallina nel esatto, tubo Esatto, pallina nel tubo, 1-0 e allora grande pressione perché adesso si va on serve come si dice nel tennis quindi insomma il 5 pari però favorirebbe sempre eh, Giuseppe Bayer Leverkusen squadra che ha fatto la storia nell'ultimo weekend laureandosi per la prima volta campione in Campione di Germania ma noi vogliamo sapere da te Giuseppe quale fu, chi era l'allenatore del Leverkusen finalista di Champions nel 2002? Quello di cui abbiamo parlato con Ballack, con Schneider. Provo Yup Einkes. Juppe Einkes. No. Ma stiamo in Germania con te Matteo. No, non ricordo. Non ricordo. Non ricordi. Onestamente non, ricordo. non ricordi. E allora Barbaro. Diamo noi la risposta. Vai. Klaus Top Muller. Oh, no, no, no. Avevate tutto il diritto di non ricordarvelo, sinceramente. Neanche a sparare a caso che l'avrei preso in ha fatto la fine di champions, ragazzi. Quindi oh, massimo rispetto. Quarta domanda. Siamo 1 a 0, sempre. Come vedete, dai mm. vostri tubi per Matteo, che in questo momento è potenzialmente in finale. Ma ah, ancora molto lunga. Però puoi andare 2 a 0. Se mi Vediamo. rispondi, a una domanda sulla Fiorentina. Fiorentina. Era il capitano dell'ultimo trofeo della Fiorentina, ovvero la Coppa Italia del 2001, Rui Costa Rui Costa. Che partita era, mm, non ricordo la partita. È allenatore Mancini, mm. Bart. corretto. Rui Costa Fiorentina poi Parma. Poi passò al Milan. Poi passò al Milan in quell'estate lì. Seconda pallina nel tubo 2 0. Attenzione, perché c'è un bel vantaggio. E eh? qui Giuseppe sente un po' già di pressione poi abbiamo domande però ancora apparentemente alla portata se riuscissi soltanto ad aprire questo questo questa pallina cioè no, ce l'ho fatta ce l'ho fatta lazio la lazio mm. qual è il giocatore con più presenze ufficiali nella storia della lazio Ra radu radu non altri radu bart Corretto, Stefan Radu. Chi l'avrebbe mai detto? Mi ha stato quasi 15 anni alla Lazio e ha superato tutti. Mobile, Parolo, eccetera, eccetera. 2 a 1, pallina, pallina, nel, pallina tubo. nel tubo anche per te, Giuseppe, e quindi metti pressione a Matteo per la sesta domanda di questo bellissimo match di semifinale. La sesta domanda riguarda il mondiale. Sì. Ma il prossimo, 2026, credo sia questo. questo il logo, logo provvisorio. Un po' diciamo. così, un po', sì, po sì. artigianale, ma è Messo il pensiero lì. che conta. Matteo, in quale città si svolgerà la gara inaugurale del mondiale 2026: Stati Uniti, Canada e Messico? <ride> C'è pure tre paesi: <ride> eh, mm, New York. New York, Bart, non so. Errore, Giuseppe. Città del Messico. Hai fatto il gesto di chi spara a caso, E <ride> hai sparato bene. 2 sì, a 2, Azteca, Ancora Stadio storico. Parità. Pallina per te, pareggio. E quindi torni che tu in sfida. finale. Che mamma sfida. mia, mamma mia, neanche, neanche a farle apposta, <ride> sembra tutto finto. Da casa, da casa, ragazzi, sono, sono smessi d'accordo. È tutto finto. Settima domanda per Giuseppe. Per andare, addirittura in testa, ma devi dirmi. La risposta è esatta alla domanda sull'Arsenal. Arsenal. Quale portiere italiano ha parato due rigori in Champions League in due gare diverse, ma entrambe le volte contro l'Arsenal? Ah, addirittura. Eh sì, ne ha parati due in due partite diverse, tutte le volte con l'Arsenal. Portiere italiano Ne ho uno in mente, ma me ne ricordo uno, però boh, ne avrà parlato un altro. Mm. Abbiati. Abbiati. No Matteo. Mm, non ho in mente. Trambe no? Per italiano. Eh, devo chiedere di dare una risposta. Il un timer con te. In questo caso. Sulla seconda Toldo. risposta. Toldo. Toldo! Uno con l'inter sicuramente forse uno con la Fiorentina Bart, corretto su Canu nel 99 con la Fiorentina su Henry ad Aiburi ad Aiburi 2003 vincemmo 3 a 0 esatto e vinci anche tu tanto momento di blackout, ma siamo tornati cos'è successo ho visto uno schermo nero ma era l'entusiasmo della risposta esatta 3 a 2 giusto 3 pari no no che 3 a 2 3 pari no, ma... tre... no. 3 no pari no due. 3 ah, 2 scusami 3 2. a 2. 2 vedo male da, da questa <ride> distanza 3 a 2 contro 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 sorpasso. Di Matteo, al quale tocca adesso l'ottava domanda. Ce ne sono alcune difficili, eh altre meno. Ce n'è una che potrebbe piacerti, ma non posso dirti ovviamente perché. Ce n'è una impossibile. Vediamo: Trapattoni. Ecco. Il Juan. Trapattoni. Qual è stato l'unico club con cui Trapattoni non ha portato a termine una stagione in Serie A? o meglio, cioè è stato comunque è abbandonato la panchina prima della fine del campionato perché si è dimesso, perché è stato esonerato, diciamo. Ci sono varie... Cagliari. Cagliari. Perché, perché dici Cagliari? Perché credo che con Inter, Fiorentina, Juve Milan l'abbia abbia portato a terra. Bart. Corretto, Cagliari 95-96 si dimise, nonostante il suo presidente fosse Cellino e quindi uno poteva pensare all'esonero, in realtà si dimise alla ventunesima giornata, 4 a 2 e qui Giuseppe adesso devi, devi, eh, devi, fare, devi fare punti, ci sono tre domande ancora, devi indovinare almeno due, devi piazzare una striscia vincente. Domanda sulla federazione argentina, argentina, non è la federazione, è l'Argentina. In questa edizione della Champions League, quale giocatore argentino ha segnato un gol direttamente da calcio d'angolo? Un solo gol su calcio d'angolo in questa edizione della Champions League, segnato da un giocatore argentino: Di Maria. Di Maria, che ha giocato la Champions nel girone eliminatorio con il Benfica. Vediamo se è lui, Bart. E lui a Salisburgo. L'ultima gara della, del girone che qualificò il Benfica all'Europa League. 4-3, non molla, Giuseppe. E allora, pallina anche per te. Ultime due, vi assicuro che sono domande difficili. Eh? Però, però chissà, non esiste yeah. il difficile, esiste. Matrix, qui. Ciò che esatto, puoi, yeah. puoi decidere il tuo destino. Se la indovini, Matteo, sei in finale. Poca pressione, eh. Sì. <ride> La faccia da Q <ride> ecco, qui. Vabbè, Che sceneggiatura davvero di livello hollywoodiano Lettera Q Matteo, qual è l'unico giocatore ad aver segnato un gol in Serie A Il cui cognome finiva per Q Indizio Giocava nella Roma Sadik Umar Sadik Giusto Un eh, numerone Numerone di Matteo che merita la quinta pallina perché Umar Sadik non se lo ricordavano nemmeno. I parenti stretti, probabilmente. E chiudo Giuseppe la con la domanda. La completiamo. Se sarebbe stata sull'Inter. Forse l'avresti preferita, la domanda mm, era la seguente, Giuseppe, la faccio a te. Sì. Sai dirmi il nome di almeno quattro giocatori dell'Inter che hanno segnato in una finale mondiale? finale mondiale. Sono sette in tutto, ne voglio quattro. Sì. Ronaldo. Mm? Mondiale. è mondiale c'è Mazzola no no Mazzola vuoi aiutare Matteo eh, Altobelli materazzi Breme eh, a questo eh, punto dimmi quelli eh, che mancano Altobelli materazzi Breme Altobelli materazzi Breme si buon insegna sì, 70 eh. manca il più recente pensa più recente. Eh, non hai detto il più recente, vabbè. Sono Carlaito Rumenighe 86 e Ivan pericic in Francia-Croazia 2018. E allora, con il oh. successo morale anche della donna <ride> sull'Inter, vince il sorpasso. Più 20 per Matteo 45 a 27. Fair play, è stata una bellissima no, no. semifinale. Insegnate inter a Inter Juve come ci si rispetta in una semifinale. È stata una bellissima prima semifinale. Il premio Consolazione a Giuseppe è una coppia di mosaico che parla proprio di. Di mondiali, di grandi campioni di, di geni argentini, allora. Bart, c'è una contestazione. Sì, allora Attenzione. intanto devo capire: è esplosa la chat, tutti a dire VAR. Adesso verifichiamo, quindi prendiamoci un secondo. Quello che voglio capire, innanzitutto, è se riguarda l'ultima domanda, ragazzi. Controlleremo tutto, chiaramente, ah, scusa, ma. Ma non dicono qual è, dicono solo Varro. No, no, siccome sono mille messaggi, adesso li recupero. Ah. Ma voglio dire che, se sulla domanda dei giocatori dell'Inter, di fatto. Era già finito, esatto, era già, era finito, già, era è già, già finito. Adesso. A parte che forse ho dimenticato qualche altro interista, non lo so. Mi pare che siano sette. Uno dei due dei quali fece doppietta, ovvero Ronaldo. Quindi, gli otto, otto sono i gol, sette i giocatori. Allora, ci, se sono, questo, ci sono. Se è questa, poi c'è il momento VAR. Indizio VAR, var dicono, sull'indizio rigore per l'India. Nella Roma. L'inizio sì, della Roma Sadik. sulla Roma. Eh, la Roma Sadik, ragazzi. Se, se il VAR... È su, su quello, sto verificando. Ma. <ride> sembra davvero, confermando... vero il vero Barra. Sembra esatto. vero Barra. Sto, sto rimandando indietro la chat anziché le immagini, per capire giusto così, <ride> se no che, che semifinale sarebbe esatto, esatto. però alcuni dicono: no, 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 direi che a me sembra tutto regolare, cover C'è cover. cover direi che è tutto fatto. <ride> al di là dell'indizio. No, adesso sono <ride> curioso. Però, scusa cosa ha scatenato? Eh... La caccia alle streghe. Alcuni era, dicono che non corretto l'inizio era, era facile Ah era facile La DTG è la Q ragazzi Dai esatto. eh, Alcuni dicono che le ultime due domande Fossero di Giuseppe anziché di Matteo Ma No erano 5 a 5 L'ultima sarebbe stata tutto, la ragazzi. sua eh, Erano 6 no, e 5 Abbiamo iniziato con lui Matteo, esatto, giusto, esatto. ti risulta? Ci, ci, no, giusto. Eh, no. giusto a posto, ragazzi. Rianvoggi abbiamo il primo finalista. È bello questo Mi piace questo allarmismo. <ride> sì, tipica no, tipicamente eh, social. Poi prima di controllare si, si, si scrive. Ma io apprezzo il vostro spirito eh, polemico. Eh, comunque ci sono tanti richiami al VAR. Che poi non ci, portano certo, di fatto certo. a nessuna modifica. Certo. Del sì. ne parleremo. Esatto. Ci sarà un programma con uh, Rocchi uh, <ride> domani per riavvolgere. Esatto, ma vogliamo esatto. far ripartire i fuochi d'artificio per Matteo. Esatto, che è il primo esatto. finalista di sfida pastore il torneo e quindi dacci un commento perché um, che emozione è sapere che tra qualche settimana tra l'altro dobbiamo il... fare anche un aggiornamento sul calendario certo, passo, certo. tra poco lo facciamo, sei il primo finalista del torneo. No, sono molto felice volevo salutare i miei amici che mi hanno sgridato mercoledì perché non li ho salutati quindi gli amici con cui vado allo stadio gli amici del fantacalcio saluto tutti grazie per il supporto e arrivederci non so quando Giuseppe, eh. grande, grande lotta è stata comunque, complimenti Hai modo anche, avrai modo come tutti di provarci anche nella seconda edizione di cui vi daremo tra poco, un, un giorno vi daremo informazioni quindi dov'è che pensi di aver vabbè ah lui era molto bravo, l'avevo eh. già visto su, su YouTube, quindi, o arrivavo in vantaggio di tanto, era, era difficile. Le domande si sono, la difficoltà delle domande si è un po' alzata. Eh, in, sì, questo, diciamo oh, in questo turno, formazio le formazioni, c'è cioè la Germania, Germania 2002 piano è... eh. e per soloutori abili. No, Bart, sì, qual no, è il dobbiamo calendario? dobbiamo aggiornare. Allora, sfida pastore del torneo, c'è un'altra andrà... contestazione: no, 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 no posto. vabbè Poi chiaramente mm. ci sono gli schieramenti, quindi, c'è chi è contento e chi no. No, ci sta a fare. È giusto, giusto così. No, aggiorniamo sul calendario di sfida passione del torneo perché il programma non andrà in onda mercoledì prossimo, esatto. per festivo, ma andrà in onda il primo maggio, la sera del primo maggio, Ho con capito. la seconda semifinale esatto. tra Giovanni e Francesco che saranno eh, chi vincerà tra di loro. Sfiderà Matteo. Eccolo qua, il primo. La, se la settimana successiva, l'8 maggio, Matteo. Tieni di esatto. libero. Non so se avevi già sì. impegni. Mi disdico. Ci sarà un'altra serie dei Champions. Nel caso, secondo sì. me, Quindi altri supplementari. Ci sarà una serie di ritorno. E ricordiamo che anche, caro Pastor, sì. qualcuno si potrà domandare, poi, poi ci salutiamo, perché questo format si chiama Sfida Pastore, se poi a sfidarsi sono due concorrenti? Perché chi vince. La prima parte, ossia quella tra i concorrenti, sfiderà te, caro Giussi, in una finale pazzesca, pazzesca. e Il 15 ecco. maggio, a seguire la esatto. settimana successiva, ovviamente, della finale di Coppa Italia, quindi altri supplementari, altri, altri gol. mezzanotte, eccetera, per il torneone mega, mega finalona, così di, di fine stagione. Poi nel caso ci rivedremo nella stagione 24-25. Assolutamente sì. Grazie, Bart. E quindi, cari amici, caro Matteo, complimenti ancora. Che ora si è fatta. Mezzanotte 51. Ehi, eh beh, non è così tardi. La notte beh, è ancora lunga. E allora, elogio. cari amici, buonanotte a tutti, buon divertimento. Sfida pastore, lo ripetiamo. Torna mercoledì primo maggio, cronache live, però torna domani con Lascia. Raddoppia. Ciao ragazzi, buonanotte. buonanotte ciao!